Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Invitati a questa celebrazione memoriale della Pasqua di Cristo, rivolgiamo a queste sorelle e a questo fratello l'estremo saluto della pietà cristiana e dell'affetto. Preghiamo anche per i feriti, i soccorritori, i familiari, gli ospiti, il personale della casa per coniugi. Preghiamo Dio che consoli, che guarisca, che incoraggia, che sia premio per il bene compiuto e l'aiuto offerto. Un giorno ci ritroveremo nella casa del Padre, perché l'amore di Cristo, che tutto vince, trasforma la morte in aurora di vita eterna. Preghiamo. Padre di misericordia e fonte di ogni consolazione, sii vicino a quanti con animo sgomento piangono la tragica scomparsa di Laura, Paola, Anna Maria, Loredana, Nadia e Mikhail. Ricolma il vuoto che hanno lasciato nella vita di chi li ha conosciuti, amati, accuditi. Sii generoso nel tuo perdono e mantieni vigile e preparato il nostro cuore perché possiamo attenderti con accese le lampade della fede e della speranza. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benedicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Daniele. In quei giorni io, Daniele, piangevo e udii questa parola del Signore. In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Parola di Dio. Pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Vado per una valle oscura, non temo alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Benedicimi, Padre. La lettura dell'Apostolo ci illumini sulla via della vita.
Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della Sua morte, lo saremo anche a somiglianza della Sua risurrezione. Lo sappiamo. L'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Parola di Dio. Benedicimi, Padre. Signore, sia il tuo cuore sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi, e io in loro». Parola del Signore.
No, non è vero, tu non sei un niente che si perde nel nulla. No, non è vero, tu non sei una solitudine desolata che è destinata a svanire senza che alcuno ne senta la mancanza, anche se non hai nessuno della famiglia, anche se nessuno verrà alla tua tomba per deporre un fiore, tu non sei solo. No, non è vero, tu non sei una storia che nessuno ascolta, anche se il tuo racconto talvolta è un po' confuso e tra i tuoi ricordi fatichi a ripescare i nomi. No, non è vero, tu non sei solo il fascicolo di una pratica che a un certo punto finisce in archivio, o una patologia da associare a un medicinale o un posto letto occupato. No, non è vero che l'unica parola che abbiamo da dire sulla tua città e sulla tua vita è che sia una storia di desolata solitudine. Noi siamo qui a testimoniare che anche chi non ha nessuno, se non si ostina in un isolamento risentito, sperimenta una trama di rapporti, una sollecitudine che ho visto abituale nel personale dell'RSA. Anche chi, come si dice, non ha nessuno, riconosce il sorriso di chi lo accudisce ogni giorno, del compagno di camera con il quale chissà come è cresciuta una intesa, quasi un'amicizia. Anche chi, come si dice, non ha nessuno, aspetta la messa della domenica e l'incontro un po' festoso e confusionario che diventa il popolo di cui si rallegra Dio. Ma quando irrompe il fumo che soffoca, quando irrompe il fuoco che distrugge, quando viene il tempo di un'angoscia come non è stato mai, come ci si può ricordare delle carezze e del sorriso, delle abitudini rassicuranti e delle feste di compleanno che si celebrano ogni mese nell'RSA, quando viene il tempo dell'angoscia insopportabile, che cosa sarà di me? Che cosa sarà di te? Che cosa è capitato quella notte? Il pensiero umano si smarrisce. La casa e la vita sono devastate. Le istituzioni sono impotenti. Allora, dice il profeta, in quel tempo sorgerà Michele, in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Allora smentite tutte le promesse umane, allora contraddetto ogni umano desiderio di essere felici, allora in quella notte per Laura, Paola, Michail, Anna, Loredana, Nadia, allora nel momento tragico e disperato il Signore Gesù, con le ferite gloriose della sua passione, pronuncerà il nome di Laura, Paola, Michail, Anna, Loredana, Nadia e dirà: io voglio, Padre, che Laura, Paola, Michail, Anna, Loredana, Nadia siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato. Questa celebrazione, nella sua austera solennità, non è
una specie di patetico gesto di risarcimento per una disgrazia troppo incomprensibile. Piuttosto è l'incontro drammatico tra la pietà commossa e l'impotenza insuperabile della città, l'incontro con la parola che parla con una autorità troppo più alta e indiscutibile di ogni parola umana. La pietà e l'impotenza, quando entrano in chiesa, possono farsi domanda, farsi preghiera. Signore, dove sei? Signore, dov'eri? Signore, che cosa vuoi? E la parola del Figlio di Dio, dell'uomo dei dolori, dell'uomo delle ferite, risponde a tutti noi, risponde a ciascuno di noi, risponde e dice: ecco dov'ero, ero là a morire con loro, ero là per essere unito a loro nella somiglianza della loro morte. Ecco dov'ero, sono il crocifisso. Ecco che cosa voglio, ecco qual è la volontà di Dio. Questo io voglio. Padre, io voglio che Laura, Paola, Micail, Anna, Loredana, Nadia siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria. Alla Madre di Dio e a tutti i santi che partecipano dell'unica grande intercessione di Gesù presso il Padre, affidiamo queste nostre sorelle e questo nostro fratello perché godano per sempre della gioia del paradiso.
Ti imploriamo, o Dio, a suffragio delle nostre sorelle Laura, Paola, Anna Maria, Loredana e Nadia, e del nostro fratello Michail. Esaudisci la preghiera che ti rivolgono la Beata Vergine Maria e tutta la Chiesa Celeste. Dona loro il perdono dei peccati e così vengano annoverati tra i giusti che hanno raggiunto l'eredità eterna di Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli. Scambiatevi un segno di pace. Dio misericordioso, per questo sacrificio in cui il tuo Figlio unigenito fa di sé e della Chiesa un'offerta viva, astergi ogni traccia di peccato dalle nostre sorelle e dal nostro fratello, perché siano resi degni di conseguire l'eredità del tuo regno eterno, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, tuo Figlio e nostro Salvatore, ha vinto le forze del peccato e della morte, perché coloro che muoiono confidando in Lui, con Lui risorgano nel giorno che non ha tramonto, nella gioia che ignora il pianto, nella vita che non ha termine. Egli volle con sé, compagna del suo tormento, la Vergine Madre, perché fosse per noi dolce conforto nel dolore dell'esistenza e così trovassimo la strada della tua casa. Per questo dono di grazia e di speranza uniamo le nostre voci a quelle degli angeli e dei santi per elevare a te, Padre, unico, immenso Dio,
con il Figlio e con lo Spirito Santo l'inno della triplice lode. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito questi doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede a loro e dicendo: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre,
questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere della tua gloria quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore,
Preghiamo. O Dio di misericordia, che ci hai nutrito alla mensa di questo sacrificio di salvezza, elargisci a noi che restiamo nella vita terrena la tua protezione e dona alle nostre sorelle e al nostro fratello, dei quali tu solo hai conosciuto la fede, la pace senza fine e senza turbamento. Per Cristo nostro Signore. Abbiamo salutato nel Signore queste nostre sorelle, questo nostro fratello che ora accompagniamo al luogo della sepoltura. La misericordia di Dio, che noi continueremo a invocare, li accolga benignamente e doni consolazione e speranza a quanti hanno voluto loro bene. Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti voi che siete qui presenti, al signor Sindaco che ha voluto questa celebrazione con la partecipazione della città, al lutto che ha colpito queste persone, i loro cari e la struttura RSA. Desidero ringraziare tutto il personale della casa di riposo, desidero ringraziare anche la comunità di Sant'Egidio che mi ha accompagnato la prima volta che ho visitato questa struttura. Desidero ringraziare i concelebranti e anche i fratelli della Chiesa Copta che sono qui a condividere questa preghiera di suffragio. Invoco per tutti la benedizione del Signore, per noi che siamo qui, per coloro che sono rimasti feriti nel rogo, coloro che sono stati dispersi nelle strutture, per tutto il personale, per cui invoco la benedizione del Signore come consolazione e incoraggiamento. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.